a tutti ragazzi e bentornati a un nuovo episodio di Lovecraft and Tall Stories. Allora, l'altra volta eravamo arrivati qui dove c'è la setta e diciamo un po' così, un po' randomico, ho visto che dovevamo rispondere in ordine. Adesso c'era una stanza dove venivo ammazzata malissimo, quindi diciamo se riesco a superare quella cosa e riusciamo ad andare avanti un minimo, questo video avrà senso. Quindi diciamo vi evito di far rivedere 20 volte la stessa cosa, perché non so quanto ci metteremo obiettivamente ad andare avanti. Quindi ci vediamo, ottimisticamente parlando, quando sarò riuscita a fare il pezzo dell'altra volta. A dopo ragazzi. Allora, ho ammazzato questo, quindi dobbiamo mettere le ali, se vi ricordate, in quel posto dove c'era la statua. Quindi questo è già un passo avanti, che ho trovato subito questo qui. Adesso quindi direi che ci vediamo direttamente quando sono riuscita ad arrivare davanti a quella statua lì, sempre parlando ovviamente con ipotesi molto positive. A dopo. Allora, ho trovato il mercante. Ah, questa poi me l'ha sottenuta in faccia, quindi una maschera cerimoniale. Va bene, ce la teniamo, non si sa mai. Come giustamente mi ha detto Inspirational Games, devo dare un'occhiata bene a quello che vendono, perché potrebbe essere utile. Boh, questo mi dà 10 dollari per ogni osso. Boh, non so se è quell'altro che mi pagava di più per le ossa, ma prima di buttarlo per terra a questo punto te le vendo. Almeno facciamo 80 dollari, tanto non ci faccio niente. Allora, questo cura ogni ferita e blocca il fatto che sta sanguinando. Questo mi protegge dai gas velenosi, che non è male. Iron Key, Molotov. Questa ce l'ho poi. Questa mi protegge dal fuoco. Allora, considerando che quello che mi spara il fuoco mi fa un sacco di danno, non è male. Solo ci sono 36.000, io ce ne ho 32.130. Questo uccide tutti i nemici nella stanza e non è male. Allora, questo lo può avere solo il detective, no? È soltanto, cioè, è meglio del pompone che abbiamo adesso. 17.000, proviamo? Compra. Vediamo un po' com'è. Magari è meglio e mi impicco un po' di meno. Ah, vedi, praticamente mi sa che adesso non lo ricarico ogni due colpi, ma ogni 6 sembra. Proviamo un attimo. Allora, qui abbiamo visto che è chiuso. Aspetta, come ci vado? Ok, vediamo un attimo adesso se becchiamo. Ecco, come al solito riesco a piazzare fuoco da sola. Ah, mi sa che arriva anche più lontano il raggio d'azione, o mi sbaglio? Però sì, che bello, non devo ricaricare ogni due. Questa è una cosa veramente stupenda. Grazie Inspirational, che mi hai detto di legge, perché a me mi pesa così tanto che non l'ho fatto, e invece è stato fondamentale. Dunque, allora io qua c'ho sempre paura anche dei parassiti. Allora, bronze ce l'ho. Ok, volevo. Ovviamente adesso sono riuscita. Ho trovato la stanza a posto, raga. Bene, quindi le ali gliele mettiamo qua. Però aspetta, c'è qualcosa da raccogliere prima. Ok, qui c'è qualcosa da raccogliere. Iron lock ce l'ho, sì. Perfetto. Allora, adesso le ali le mettiamo qua. Ha le ali rotte? Sì. Ecco fatto. Ah, ho cambiato il fucile, ok.
Ma non avevo raccolto le ali, sì? Ho raccolto sto coso. E ho raccolto però anche le ali. A meno che ne ho messe già questo, non pare. Mi pare che c'aveva già le ali questo. Se no dovrei tornare a vedere un attimo indietro se obiettivamente le ho raccolte o meno, perché mo mi stava venendo in dubbio. Sì. Pensa, non ho raccolto le ali, quanto sono deficiente. Allora, questo ce n'ho due, quindi puoi anche lasciarlo qua. Sono proprio scema. Allora, torniamo a mettere le ali a quella croco, al gargoyle, e vediamo che succede. Spero di non morire perché sono riuscita a non a finire così randomicamente in quella stanza maledetta che l'altra volta mi hanno ammazzato 700 volte. Mo' c'ho pure un fucile più potente, quindi io spero che mo' se muoio sto fucile mo' lascia, non è che lo devo comprare ogni volta, credo, no? Metti le ali. Salve. Allora, a differenza degli altri animali che conosci, questa creatura ti ignora completamente. Continua a suonare il fiauto, come se tu non fossi lì. Ma quindi? Gli devo sparare? Strange Piper. Ma io sparo. Ah, poverino, l'ho ammazzata. Però ho preso il flauto di osso. Emette un suono soporifero. Ok. Forse serve in quella stanza dove ci sta un miliardo di gente. Io pensavo che qua finivo. E mo'? Quindi obiettivamente dobbiamo continuare in giro. Allora, aspetta. Io mi metterei a questo punto. Ah, no, non lo posso equipaggiare. Va bene. Cioè, va bene più o meno, però ci fa andare bene. E mo speriamo di non finire in quella stanza maledetta. Allora, supply. Vediamo un po' se c'è qualcosa di utile. Non mi ha fatto finire di raccogliere. Allora, lì sono morti tutti. Posso raccogliere, scusa. Non mi fa finire di raccogliere perché sono piena di roba. Vabbè, io metto via questo. Ho preso una granata. Il problema è che si... No, lì aspetta, c'è la maschera antigas, questa me la prenderei. L'inno, questo me lo tengo. Allora, queste ce n'ho due, gli Asenath Locket, quindi direi butta questo. Ecco, la maschera antigas può essere utile. La puoi equipaggiare? Equipaggia X. Ok, tanto da quelli sono tutti morti e mi sparano uguale anche con la maschera. A sto punto mi metto quella antigas. Vediamo un po' che succede. Azzo! Sì, vabbè. Sì, vabbè. Sempre poca gente. Scusate, eh. Allora, antidoto. Allora, piano piano, perché qui è pieno di uova. Distruggiamo queste schifo di uova. Lì è per andarmene via, quindi in teoria dovrei sta per finire il quadro. Allora, piano piano, prima di fare la cavolata alla fine, se non rosico troppo. Allora, intanto ammazziamo
queste schifo di uova. Ok, qui le ho distrutte. Adesso vediamo un attimo. Qua ci stanno. Questi sono morti. Qua ci stanno uova. Rompi tutto. Rompi tutto. Io sparo a priori. Allora, vediamo un attimo qua cosa c'è. Bloody lock. La chiave ce l'ho. Tutto pieno, tutto pieno. Però mi sa che quella roba è quella inutile che ho buttato prima. Ok. Qui distruggi queste. Distruggi quelle. Distruggi pure quelle. Ok. Allora, adesso leggiamo il libro. Però prima finisco di distruggere le uova. Perché così, metti caso, se svegliano. Allora, io volendo me ne potrei pure andare via. Però direi che comunque guardiamo. Allora, questa pure la posso aprire. Quello cos'è? Allora, prima di tutto, che cos'è quella che sta qua? Un rimedio per le maledizioni. Però in verità io vorrei metterci questo. Equipaggia. Ok. Ah, l'inventario è sempre pieno, giusto? Questa incrementa la stamina. E poi dove me la mette? A posto di questo, immagino. Questo mi fa, no, protezione dai danni mentali. Questo meglio me lo tengo. Allora, questo via. Brown Jenkins Fur. Vabbè, incrementa la stamina pure questa. Allora, io lì me ne posso andare, ripeto. Però posso vedere il libro. E qua c'è la statua di Cthulhu. Tendenzialmente è meglio non legge. Però, allora, fuoco verde. Vedo un libro perché sta bruciando. Perché non si brucia, dato che sta nel fuoco. Prova a suonare il flauto. Ok, lo posso prendere? Inginocchia e prega. Il fedele si inginocchia e prega. Al charnel flame of graves. Ma posso indovinare un modo di fare una buona obbedienza? No, God obey, no good. Quindi un'obbedienza divina. Sofficiamente, insomma, in maniera delicata, tra i miei piedi. L'ancora bagnata carne si dimena. Ho preso l'antico tomo, suonato il flauto di ossa e ritirato freddo e solo. Allora, ho trovato nuova informazione sui grandi antichi del Necronomicon, quindi so un po' più di Cthulhu e di Dagon. Ok, direi, signore, ce ne possiamo andare da sto quadro maledetto? Abbiamo finito. Ci posso credere. Capitolo 5, uno strano posto. Invece questi qui erano proprio tipici. No, è stato facilissimo. Pensavo ci avrei messo una vita. Mi è veramente da piangere. Dunque, allora, abbiamo trovato le nuove informazioni. Va bene. Ah, le mie chance di vittoria sono aumentate. Considerando che le altre volte non ho mai trovato un cacchio di niente, le nostre chance di vittoria sono molto poche. Va bene. Allora, quindi abbiamo un riassuntino di quello che sappiamo di questi grandi antichi. E infatti adesso di Dagon sappiamo il 25, di Cthulhu ne sappiamo il 20, di Azathoth il 5, di Nyarlathotep 0, di Shub-Niggurath 0. Quindi sto giocando malissimo. Cioè, praticamente abbiamo trovato soltanto il Necronomicon in tutti sti quadri. Bene.
Sono contenta, mi fa piacere. Questo che era? Allora, prima di tutto, qua mi curava, vero? Sì, mi sento al sicuro adesso, meno male. Una volta ogni tanto si sente al sicuro. E vabbè, direi questo non so che è, direi se può andare. Allora, Coastal Township. Vediamo che cos'è. Dunque, ho tipo un porto, forse? Questa ce l'ho. E raccogli tutto il raccoglibile. Bravo, bravo, bravo. Allora, adesso potevo in verità lasciare qualcosa lì. Sono stata stupida. Vabbè, direi questa possiamo anche togliere, pure questa. Quindi raccogli qua e va bene. Vediamo. Qui che c'è? Niente. Qui. Un po' di info. Beh, adesso almeno siamo all'aperto. Questa cosa un po' mi tira su di morale. Ecco. Ok. Oddio. Questo c'ha pure il vomitino, mi sa? No? Ok. Oh, che simpatico. Salve. Ma tu crepi? Oh, significa non mi devi passare sopra. Forse significa non mi devi passare sopra. Sì, non gli faccio niente. Ottimo. Dunque, posso andare di qua. Salve. Questi sono quelli di Innsmouth, mi sa. Oh, attenzione, nell'acqua. Bastardo infame. Un po' di bende. Allora, un momento. C'avevo anche un antidoto. Direi usalo. Ok. Quindi devo fare attenzione a camminare pure sull'acqua, mi sa, perché quello mi sembra. Ma dai, ma non c'era arrivato! Protesto. Protesto. Non ci arrivava. No, ok, cioè non è che cammino sull'acqua. È che questo praticamente si teletrasporta e diventa acqua quasi, cioè. Vabbè, io raccolgo comunque tutto il raccoglibile. Solo che sarà difficile onestamente non farsi beccata quelli se si spostano così random. Allora, qua non c'era altro. Se magari smettiamo di passare insomma il veleno. Possiamo andare di qua. Oh, che è un piccolo Frankenstein. Comunque sì, questa su me è Innsmouth. Perché sono pe mezzi pesci questi. Ok, allora. Considerando che al gioco da tavola le case della follia, i cittadini di Innsmouth ti fanno il mazzo, peggio di Cthulhu, direi che siamo a cavallo, insomma, seppure qui sono così potenti e devastanti, finisce male. Allora, eccolo. Vabbè, però, no, cioè, è impossible, questo te va addosso così, senza preavviso, come fai? Comunque avrei bisogno di degli antidoti, eh? Perché questi mi avvelenano come niente. Allora, ammazziamo prima questo che mi si teletrasporta. Aiuto! Eh sì, vabbè, pure il gangster qua. Qualcun altro? Allora, momento, curate, 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 curate. Curate di nuovo, ok. Allora, c'è ancora qualcuno in vita? Sta là sotto. Piano piano, eh. Dai, vieni. Qui ti aspetto. Eccolo. Ah, non m'hai preso stavolta. A posto così, va bene. Allora, sono crepati tutti. Allora, questo devo fare un po' circumnavigare perché a quanto pare, anche se sto lontana, mi piano. Vedevate? Ah, ok, però se gli. Ok, a posto. Se gli sparo, si levano temporaneamente. Ogni quanto torna però devo capire. Un minimo di tempo ce l'ho. Porca! L'inventario è pieno. Allora, togli ste schifo de mani che sono inutili, vado. Levate.
Ma dai, ma perché? Ma non ho mai preso. Queste cose mi fanno troppo rode. Cioè, sta lontano e me pia. Ma più mi hanno tolto anche un botto. Curate. Ah, ho aperto qua. E vabbè, andiamo qua. Allora, quelle che so, non so, parassiti, no? Mi fido. Allora, ho una pila di rocce bianche. La esamini, la ignori, la ignoro. Perché qui famosi ragazzi nostri e campiamo 100 anni. Allora, qua. Passi qua così. Levate. Levate, t'ho detto. Ok. E vattene qua, va. Allora, questo col fucile subito. Qua. Catrota. Mamma mia, quanta gente. Sì, vabbè, ciao cuore. Sì, vabbè, ciao cuore, ripeto. Qualcun altro? Allora, aspetta. Benda. Usa. Allora, c'è ancora qualcuno vivo. Tu levate. Questo? Ah, una conchiglia grande e grigia che c'ha qualcosa dentro. Allora, io c'ho pazzia zero. Potremmo anche dare un'occhiata una volta. Allora, praticamente ci sta una piccola ostrica dentro. Praticamente ci hanno scritto. È il modo in cui riescono a scrivere sott'acqua. Ah, cioè, praticamente è come se fosse la lettera. Cioè, usano le piccole ostrichette curiose per scrivere. C'è scritto: Robert, prima di tutto devo insistere nel fermarti a parlare con Elisa. La sua testa è ancora piena di pensieri bagnati. L'oceano non è ancora pienamente penetrato nella sua mente. Noi siamo gli avatar immortali del grande male, le quali manifestazioni fisiche è Lord Tuluf Tang. In verità non sei mai stata veramente un'umana, sei un demone del mare, uno sprite, una sirena, una Onni. Una carne fatta di onde. Abbandona queste moralità della società che riguardano la società. Scordati la tua vita asciutta. Fai in modo che tu let it be to you as a cocoon to a butterfly. Che sia per te come un bozzolo per una farfalla. Dove entri in una necessità e abbandoni senza altri pensieri i tuoi oneforus. Chiarissimo. Oddio, aspetta, quello mi sta sparando. Acci sua. Ma io dico, mancavano pure i gangster. Allora, ho trovato una chiave. Quelle fanno comodo. Qui c'è altro da prendere. Le info, levate. No, pare di no. Comunque non mi ha fatto impazzire leggere quella cosa. Credo. Sì, non mi pare che sta peggio l'omino confronto a prima. Quindi possiamo provare a scendere qua. Allora, muori subito, ma subito, subito. Arca trota. Vabbè, però. Curate. Via. Raccatta. Io raccatto un sacco di roba.
se mi, ripeto, mi dessero anche un minimo di antidoto, mi farebbe comodo. Niente, tutto tranne gli antidoti mi danno, giustamente. Allora direi di qua, forza di cose. Muori, muori. Questo col fucile, questo che mi si teletrasporta. Ah, in teoria dovrei leggerle quelle che sono lettere. Le loro lettere, quindi... Arca... Ci tua. E... sono morti tutti? No, c'è ancora qualcuno vivo. Oh! Eccolo! Ok. Mo, in teoria dovrebbero essere finiti. Credo. Ah, ho aperto la porta sopra, quindi andiamo sopra, sennò poi non mi ricordo più quali ho visto, quali no. Allora, vediamo. Questo dice, Robert, ti ho detto tantissime volte di smettere di ascoltare gli Onisiphorus. Ah no, è una persona Onisiphorus, io pensavo che erano più persone. Cioè, tipo una razza. Allora, è un visionario, è intelligente, ma ha speso la sua vita asciutta su una nave e la sua vera vita come un corriere. È una creatura di fede. La mia vita asciutta l'ho spesa lavorando come un'infermiera e la mia vita vera la spendo cercando The Elder Race of the Poles. Le vecchie razze dei poli. Quello che sta succedendo fa parte del processo che Darwin chiama le grandi abilità dell'adattarsi. Le più grandi abilità dell'adattarsi. Noi siamo semplicemente quello che succede agli umani quando gli umani si adattano alla presenza del grande scienziato sui millenni. Tu sei ancora tu. Ti amo, Eliza. Ah, Eliza, che prima quell'altro gli ha detto non scrivi più, Eliza, che quella non c'ha la mente ancora troppo bagnata. Così era la cosa. Allora, tu muori subito. Poi, tu me... ecco, lo sapevo. Sci tua. Non c'ho più le bende, è vero, questo è un male. Levati. Muori. Allora, mi hanno dato un first aid kit, mo. Allora, questo mi fa smettere anche di sanguinare. Questo mi cura solo. Questo mi cura poche ferite. Ok, direi che un 5 mo ci sta tutto. Ok. Quindi, levate, per favore. Ti levi? Grazie. Ok, meno male questo riesce a raccattare da lontano. Levate pure te. Vabbè, ho aperto qua, andiamo qua. Oddio, era meglio di no. Era meglio di no, era meglio di no, era meglio di no, era meglio di no. Troppa gente. Siete esagerati dentro però, eh. Ecco, mi sono tirata pure una bomba addosso. Io la volevo dire più in là. Allora, curati immediatamente. Curati. Allora, momento che c'è anche l'antiveleno. Aspetta. Dove cacchio sta? Non lo trovo. Dov'è l'antidoto? Mi fate vedere dov'è l'antidoto? Ah, ok, me l'ha messo qua. Va bene. Purtroppo ho rotto delle scatole dove potevo raccogliere qualcosa, però è andata così. Ce ne faremo una ragione. Allora, questo però se ne va a cagare.
E qua devo scendere per forza. Però lì mi dà un qualcosa di particolare sulla mappa, no? Cioè, come se ci fosse un qualcosa da sti pizzi. È proprio la macchina, forse. E perché non mi fa niente alla macchina? Non ho capito sta macchina che ci devo fare. Comunque, vediamo un attimo la mappa. Allora, io queste qui l'ho già viste, quindi torniamo un attimo di qua. E saliamo di qua. Ah, ok, lì posso appoggiare e mi cura pure. Allora, cosa posso appoggiare? Pitch, a jar full of pitch used for fixing holes and roofs. Ma io questo lo metto nello storage, metto nello storage, storage, storage. Questo pure e questo pure. Minimo di spazio, so siamo fatti. Ok, mi sento al sicuro. Ah, pensavo mi curava invece col cacchio. Ho aperto la porta a sinistra, quindi andremo là. Aspetta, non me ne apri altre però. Niente, questo mi apre le porte. Vabbè, tanto lo vedo dalla mappa uguale. Quindi passiamo di qua. Sbrigati, spara. Madonna, la lentezza del stomo però. Capisco il pompone è forte e un po' lento, però cacchio. Ecco. Basta? E mori? Ma che davvero? C'è altro? Pare di no, quindi sali. Mamma mia, che liscio. Mi corrono appresso proprio. Eccolo. Dai, muori. Ok. Non sono finiti, eh. Chi manca? Salve. Adesso in teoria sono finiti. Va bene. Allora, adesso. A destra. Quindi devo tornare indietro, in verità. Quindi scendi, destra qui, poi posso andare a destra sopra, avevo aperto la porta a destra, quindi direi che continuiamo di qua. Porca vacca, tutto ci mette a ricaricare. Dai! E meno male che ho comprato sto fucile, se no ogni due era, c'avevo cuore. Ops, è esploso tutto, non volevo. Perché comunque io voglio raccattare il raccattabile. Tipo qua. Ce l'ho? Non so cosa ho preso. Medikit. Non è molto furbo metterlo là sotto che non si vede poi. Quando lo apri. Allora ho aperto sotto. Va bene. Qui c'è soltanto per andare alla stanza. Quindi proviamo ad andare un attimo qua sotto. Salve. Un party proprio qui, eh. Levate. Sì, ciccio. Oh, ma che è veramente la mafia, eh. Levate, po'. Allora, right. Non c'ho più antidoti, eh. Che pizza. Perché mi dai antidoti? Cioè, mi avvelenano come niente. Ma mi volete dare antidoto? Ah, lì c'è un messaggio. Porca vacca. Poi io mi do fuoco pure da sola, però. Allora, questo è blu. Caro Robert, è un'interessante domanda e penso che Hesiod abbia un utile punto di comparazione. Lo sapevi che l'idea della linea di famiglia degli dei nei greci era un pensiero non apparente? O alla fine nei registri che ha preso il Dry Ones, i Dry Ones sono gli asciutti, no? Quindi saranno gli umani.
Sembra che Hesiod, che quell'Hesiod, in un momento insomma che stava cercando di confidare i loro. Di codificare le loro divinità, boh, si avvicinò alle relazioni interpersonali e questo schema catturò si ripeté nei lavori dell'arte e della poesia, ma non direttamente ripetuti nei templi. E dai preti delle divinità loro stessi. Sperando che il Great Scientist abbia una relazione con il Great Dryaders, ma forse sono le categorie più filiali alla relazione, più vicine alla relazione. Forse tutti i great scientist, a loro modo, dalla loro realtà estranea, Love e Eliza. Un po' un casino. Vabbè, mi chiedo se tutto questo abbia un significato. Cazzo, non l'ho visto. Abbia veramente senso così, tanto, tanto per, insomma. Allora. Andiamo su. Beh, c'è nessuno qui. Però ci sono tanti punti esclamativi. Cosa sono quei punti esclamativi? Non mi fido. Allora, intanto te muori. Te levate. Che c'è scritto lì? Mort Lake House? Scritto Mortlake. Stop. Fonnen Bridge. Oddio. Mi ci voleva quell'affare che io ho lasciato. No, vi prego. L'ho depositato. Ma ci posso riandare lo storage in caso? E qual era lo storage? Giustamente non deposito mai niente. La volta buona che deposito mi serviva. Certo la sfiga però. Allucinante veramente il livello di sfiga ogni volta. Oppure può darsi che ne trovo altre. Perché secondo me non me lo fai utilizzare. Allora, intanto seguriamo perché ho fatto la cazzata. Quindi io direi, vediamo altre stanze, va? Sperando di trovare quello che ho depositato come una cretina. Allora, via. Via, via. Tanto una certa sicuro morirò e saprò che non dovrò depositarlo. Tipico. Ecco, tipo adesso mi sa, eh? Non è che ci manca molto a crepare, forse. Maledetti. Ah, ancora ci stanno sti ciccioni. Levate, po'. Me levate? Ma non ci vede una vita da qualche parte. Dice qui, sono io che sono andata a rompergli le scatole. Allora, io sento ancora dei bellissimi suoni, quindi ci sta qualcuno che mi sta aspettando. E dove sei? Mamma. Ammazza quanti ancora, oh. Grande sostanza. Muori po'. Eccolo. Catrota. Catrota. Aizzo. C2. Via. Ok. Quindi raccatta qui. Raccatta qui. Comunque, antidoti proprio, cioè, manca a pagarli. E quindi, in questa stanza, al di fuori di 700 milioni di nemici, non c'era niente di interessante. Però
Proviamo a vedere qua a destra, che forse poi si chiude qua. La fama ammazzarlo? Mi fa pure attenzione a sti cosi che escono dai tombini maledetti. Ecco. Quanto odio i gangster qua. Guarda se muore poi. Sì, vabbè, un altro. Ecco, sono andata a incrociare addosso sto coso. Momento, giù, curate. Questo fa un sacco di danno, mortacci sua. Allora, aspetta. Non si riesce a finire. Perché stavo usando l'iron bug? Io non volevo usare l'iron bug. Golden bug. No, iron lock mi ci vuole. Non ce l'ho l'iron lock, non so. C'è solo la silver. Mi stavo per far teletrasportare via. Dico no, eh. Famo ste cacchiate. Allora, lì si può andare. Qui c'è un punto esclamativo. Ah, era per raccogliere. Ok. Però non riesco a raccogliere. Allora, questo che cos'è? These barres do not drown the object attached to them. Però non è quello per costruire il ponte. Allora lì c'è un altro messaggio. Ste lettere d'amore fra sti due, lo sa? Cioè che poi d'amore, parlano del casino di qua. Ah, questo è verde. Robert, guarda. Onesiforus l'ha benedetto. Solo che non capisce insomma, la scienza e la biologia base. Pensa a questo. Perché i grandi great scientist hanno messo insieme, riassemblato un cefalopodo? Is it because we just project that on? Perché l'abbiamo progettato la prima volta come l'uomo sulla luna? Cioè, per essere i primi aver fatto una cosa simile? È come per vespe e api, che sembrano simili, no? Che sembrano impressionanti a noi. Che ci assumiamo delle affinità dove non ce ne sono? Oppure è come, insomma, propongo che il great scientist, la loro presenza ha influenzato l'intero corso dell'evoluzione su questo pianeta? Io ho visto, insomma, in maniera più lontana, più gloria e utilità in questa teoria che confronta le altri dogma mistici. Questo significa che il great scientist ha pianificato il nostro cambiamento già da prima di aver scritto la storia, e quindi noi siamo veramente i suoi alleati scelti. Love, Eliza. Boh. Sono cose che hanno senso o meno. Allora adesso, momento. Qui continua, io pensavo che chiudeva. Quindi potremmo provare ad andare sopra. Sempre una speranza che ci siano altre di Wico. Ma che è Marilyn Monroe? Versione ossa? No, vabbè. Allora, tanto un attimo, curate. Allora, io ancora non sono pazza per niente, quindi potremmo anche esaminarla. Allora, sembra una rana o un pesce. Beh, giuro, a me mi sembra Marilyn Monroe quando gli si alza la gonna. Con degli arti.
Ma sta tenendo oppure sta tipo cavalcando una balena stilizzata, quindi non può essere una rana, a meno che sia gigantesca, oppure una balena molto piccola. Allora, ho perso parte della mia sanità mentale. Abbiamo un po' di tanta cioccolata, quindi io comunque una la uso. E già sta un po' meglio. Boh, più di così è migliori? Vabbè. Tanto per ora stai una crema, dai. Quindi qui non c'è niente. Qua c'è questo, levate le scatole. Andiamo qua. Ah, qui c'è un altro stop. Mo' dopo vediamo. Se questo episodio viene troppo lungo, alla fine mi sa che lo dividerò in due parti. Allora, io questo non lo guardo, perché tanto l'altro è stato inutile e mi ha fatto soltanto danno al cervello. Quindi evitiamo di peggiorare la situation. Porca trota. Se botta mi ha dato. Mannaggia questo che spara. Curate. Questo è perché ho detto che il video stava a durare troppo, non muoio. No, meno male che c'era un muro, un attimo, lo so. Ripresa. Non pensavo fosse un muro, onestamente. Allora, io non c'ho bende. Sì, ce l'ho, però aspetta. Ammazza questo. Ah, vabbè, si è tolto da solo, a posto. Un iron key. Qua di prima mi sa che era iron, però non mi ricordo quando stava. Da aprire. Ok, quello è morto. Azzo. Vabbè. Ripeto, quando me lo fa così proprio in faccia, faccio un tempo proprio. Via questa, va. Questa metti così. Raccatta tutto. Ok. E andiamo da qua, no? Salve. Lo sapevo, mi si teletrasportava. Avevo visto. Ormai ti conosco. Questo col fucile. Levati, ecco. Questo non l'ho visto proprio dall'altro lato. Ci potevo fare poco. Vabbè. Questi non c'è modo di scappare. Allora, quello mi sta sparando un po' troppo, eh. Andate a cagare tutti e due. Soprattutto te. Vai a cagare. Però mo mi ha pure rimbambito, quindi sono pure lenta. Riusciamo a ammazzare questo? Oh. Allora, una carneficina. Dunque, raccatta qua. Questo ce l'ho. E noi prendiamo tutto. Raccatta pure questo. E raccatta questo. C'è un sacco di info adesso. Però non riesco a trovare i mercanti qui. Andiamo su. Molo C? Immagino che qua usciranno tutti. Se esci ti sparo. Ma è più grosso, non sbaglio. Qua non mi ce vai. Allora, qua è come prima praticamente. Ah, qui è costruito. Che è una sirena. Lucy, quanto è carino. Aiutami, per favore, aiutami. Mi sta succedendo qualcosa. Cosa, cosa. Oh, oddio.
sto facendo fatica a respirare, per favore. Mi sembra di indossare qualcosa di così stretto che non riesco, faccio fatica a respirare. Devo toglierlo, aiutami, aiutami. Allora, fammi aiutare. Questa ho paura che mi sta a fregare, che se l'aiuto mi butta in acqua e annego. Perché questo gioco è stronzo. Allora, fammi aiutare. Tieni duro. Penso di poterlo togliere, il tuo vestito, dalla tua testa. Mi dispiace, non posso aiutarti, è meglio che muori. Allora, diciamo, conoscendo questo gioco sarebbe più utile questa. Però proviamo, dai. Lo sapevo. Ah no, le chiavi della barca. Ho fatto bene allora ad aiutarla. Bene. Pensavo di aver fatto la cazzata, invece è andata bene. Oh, ho finito tutte le chiavi, che amarezza. Ora, mo, per ripassate qua, non è proprio la cosa più semplice che sia mai accaduta, infatti. Te levi? Allora, momento che mi devo dare una curatina. Le chiavi della barca. Allora, questo cos'è? Una collana? Una collana. C'ho tante barre di cioccolata. Di denti di squalo. Non c'è utilizzo per questo. Ma è interessante da tenere. La metto in tasca. Se sopravvivo, magari posso farla vedere a qualcuno. È una, avere una storia da raccontare. Mi piace. Oh, mi ha dato in verità la sanità mentale. Grazie. Però non me la prende. Dice, voleva farla vedere. Sei una persona falsa. Allora, qua non c'è altro. Qui è chiuso. Quindi non c'è altro da fare. Mi conviene scendere e andare a sinistra. Comunque queste mappe sono finite. Oh. Quindi scendi qua e vai a sinistra. Dunque, lì c'è un tavolino. Una lettera da Boston. L'ordine di Dagon Ismaut Arkham County. Questo sicuro mi farà impazzire. Però lo leggiamo. Allora. Deve essere permesso che questi blasfemi del treno infernale dei demoni hanno la comune conoscenza che deve essere negata. La voce maledetta di Azazel e Buzrael, di Belzebub e Belial, sono state ascoltate ora dal sottosuolo, da uno score di incredibile witnesses now living. Perché però me lo metti in maiuscolo? Perché witnesses sono testimoni. Incredibili testimoni, no? Però perché maiuscolo? Non lo so. Eh sì, questo mette maiuscolo. Pure Fortnite l'ha messo maiuscolo. Non più di 15 giorni fa. Due settimane fa, insomma. Ho preso un discorso del potere malefico nella collina dietro la mia casa, dove ci stava un rattling e rolling, quindi stava rotolando, groaning, screeching, quindi facciamo i rumori, and hissing, di cose che non facevano parte della questa terra, che si stavano alzando e che stavano venendo da quelle caverne. Sì, praticamente tipo i tedeschi, mi sa, che mettono i nomi
con le lettere maiuscole, ma non nomi di persona, no, i nomi in generale, di queste caverne che solo la magia nera può scoprire e soltanto il demonio può sbloccare. È firmata Reverendo Abijaya Hoadley della congregazione della chiesa di Danwich. Ah, non mi ha fatto danno. Va bene, quando è così va bene. Questo non mi ha dato niente. È morti. Allora, posso scendere. Qua c'è lo stop. Questo è un cadavere, un sommozzatore, Bioshock. Eh sì. Esamina. Infatti, praticamente ha un corpo che sta dentro un sommozzatore. C'è qualcosa che mastica attraverso il condotto d'aria. Ci sono segni di tenaglie dove sta l'elmo di vetro. È come se fosse, come se cercasse di stringere, di afferrarlo, non di romperlo. Sembra che queste cose siano abbastanza intelligenti da capire come usare queste suits, queste insomma, questi indumenti, però in questo caso è tipo quella da sommozzatore. Forse hanno un uguale o comunque vicina, quasi, intelligenza umana. E forse capiscono come funzionano questi equipaggiamenti da nuotatore, da subnautica, da subacqueo. È importante da sapere, e questa è una prova concreta. Però sono impazzita. Vabbè, ma praticamente non ho perso un cacchio di niente, dai. Prima ho fatto più danno. Allora, momento, dove stiamo? Qui torno indietro, quindi andiamo qua a sinistra. Madonna, cosa ho colpito che è andata a fuoco? Stardo! Giustamente, mo sono andata pure addosso a quell'altro. Vabbè, ma perché ci arriva? Dai, questa è una cazzata. Questa è veramente una cazzata che ci arriva. Allora, aspetta. Sto finendo le cure. Questo è un male. Vabbè, poi dimmi perché uno si incazza, però, eh? Perché, cioè, sto a chilometri. Adesso morirò male. Qui c'è una frusta. News. Ah, come se qualcuno ha avuto una brutta giornata. No, questo secondo me mi fa solo danno. Vediamo. Le bende sono comode. Levatevi. Ok, non mi hanno preso. Ecco. Come non detto. Mi ero appena curata. Spam. Ho fatto male a curarmi mentre quelli erano ancora vivi. Quello ho fatto, cazzata. Io sto per morire malissimo. Se sti cose invece soltanto dei info mi dessero modi per curarmi, sarebbe già più sana come cosa. Vabbè, lì non c'è niente, prima che crepo. Cos'è questo? Corallo? Esamina. Tanta gente li trova belli. Ma da vicino sembrano un po' incasinati, ma c'è qualcosa nel che sta lì nascosta nel profondo, diciamo, qualcosa di pungente che sembra andare verso i miei piedi.
Boh, non è stato chiaro, onestamente. Comunque c'era qualcosa. Tanto per perdere sanità mentale alla fine, perché onestamente queste sono un po' cazzate. Allora, ho preso l'ultima cura, quindi ragazzi, è stato bello, è stato divertente, è stato un piacere. Ho trovato una chiave, ma non... quello che mi interessava l'ho messo via, quindi è andata così. Vabbè, la prossima volta, questo è un gioco che devi fare lo stesso quadro più volte per capire che cacchio devi da fare. Quindi la prossima volta cercherò subito quel pezzo, quando lo trovo me lo tengo. Sicuramente non lo vado a mettere via. Ah, che bello, adesso che ho finito, aspetta, fammi via questo. Adesso che praticamente ho finito la vita, lì mi dà tipo mostro. Quindi c'è anche un mostro, ottimo. Aiuto. Vabbè, almeno finiamo con onore, dai, col mostro. Aspetta, fammi raccattare, posso? Ce l'ho il silver? Cacchio. Sì, silver? No, iron. Vabbè, ci ho provato. Che mi succede? Allora, Barnabas Marsh. Oddio, che faccia. Tu e la tua razza avete causato abbastanza guai. La mia razza? E allora voi? No, allora lui? Don Fratello Yosef Gaglia Giver. Oddio, Gaglia Giver, non so se questo è uno slang. Questo è della Burialina. Lì, insomma, fa parte dei Ciò-Ciò, che sono puri. Non abbiamo niente in comune. Ciò-Ciò? Ho sentito quel termine. È un Baratarian insulto? Ignoralo, Castro. Prendi la sua arma. Mentre lo lego. Sarà sacrificato a Dagon e Cthulhu. Castro? Penso tu abbia incontrato il mio superiore. Il detective Legras. Legras? Legras, sì. L'ho incontrato. Gli ho parlato un po', è un buon ascoltatore. Aveva una luce negli occhi tutto il tempo. Gli ho dato qualche altra ora e qualche istruzione. E penso che lui sia entrato boh, nel lasciare, nel chiudere, forse è arrivato alla fine. Silenzio. Quindi mo devo combattere con questo tatuatissimo? Eh sì, vabbè. Ah, che carini. Vabbè, sì, vabbè. Io ho bisogno di curarmi in qualche modo. Datemi una cura, vi prego. Quello l'ho ammazzato. Ecco. Ah, abbiamo esplorato il 77% della mappa, 0 stanze segrete su 5, 69% dei mini eventi completati. Va bene ragazzi, dai, questo episodio è molto lungo, quindi sono contenta, siamo andati avanti. La prossima volta mi terrò le maledette assi che come una scema ho messo via. Quindi voi come sempre mettete un mi piace, lasciate un commento e iscrivetevi al canale e aspetto al prossimo episodio. Alla prossima!